libro è semplicemente la storia di una riconciliazione, diciamo, tra un padre e un figlio, nei ghiacci però dei mari del nord, nel senso che comincia con una richiesta di aiuto di un padre a un figlio a trasferire una barca dalla Groenlandia al Canada. Il figlio ha molta paura di questa richiesta, perché il padre è stato un padre molto difficile. Alla fine decide di andare a dare una mano a suo padre, e lassù, su questo guscio, in questi mari impervi e ghiacciati in mezzo agli iceberg, si scontreranno e si rincontreranno, ma insomma scenderanno a compromessi l'uno con l'altro, il padre e il figlio. Il mio rapporto con il mare nasce... Io sono cresciuto in mare, la realtà è questa. Vado in barca da quando sono molto piccolo, con mio padre. Lui mi ha insegnato ad andare per mare, ma poi il mio vero personale amore è cominciato quando ho iniziato ad andare in barca a vela, e quello l'ho fatto un po' più per conto mio. Quindi diciamo, Trieste, una scuola di vela a Trieste mi ha insegnato ad andare a vela, mio babbo mi ha insegnato ad andare per mare, che sono due cose abbastanza diverse. Vado in barca e per mare da tutta la vita. C'è stato un momento della mia vita in cui poteva essere la mia professione, credevo che sarebbe diventata la mia professione. Poi è stato ciò che mi ha insegnato che, diciamo, le tue scelte hanno luogo a importanza fino a un certo punto nella vita, perché poi hai anche bisogno di trovarti nel posto giusto, al momento giusto. La mia vita ha preso una piega diversa. I libri sono diventati più importanti delle barche. E quindi, però, insomma, io non sarei ancora, di nuovo, la persona che sono senza il mare. È l'unico luogo in cui mi sento perfettamente in centro con me stesso, è il luogo in cui sto meglio al mondo. Nel libro viene fuori una cosa che mi appartiene molto, cioè il mio luogo, il mio paradiso terrestre è la prua di una barca in navigazione, cioè quello è il luogo dove per me scompare tutto. Io mi metto, quando siamo in navigazione, se posso distrarmi un po', mi metto a prua, metto le gambe fuori dalla barca e sto lì un'ora, ogni tanto con la musica negli orecchi, ogni tanto senza. Ecco, per me lì il mondo, diciamo non il mondo, la parte grigia e oscura del mondo scompare, e un po' ritrovo anche la misura delle cose. Ecco. In realtà, in qualche modo, sono iniziato ad essere uno scrittore, ho una data precisa, che è il 16 maggio del 1987, che è il giorno in cui ho cominciato il mio primo romanzo inconcluso. Uso quella come data perché in realtà, per quanto poi ci ho messo 20 anni a essere pubblicato con un po' di riconoscimento, eccetera, eccetera, però è vero che io continuo ad oggi a mettermi davanti al foglio, a quel foglio, con lo stesso misto bizzarro e agrodolce di sensazioni con cui lo facevo anche a 9 anni. Poi nel frattempo spero di essere migliorato un po', però effettivamente ho iniziato fin da subito a volerlo fare sul serio, a farlo sul serio con un'abnegazione e a scontrarmi contro molti dei problemi con cui continuo a scontrarmi ancora oggi. Poi invece il libro, il momento in cui ho iniziato ad avere un seguito, diciamo sono stato certificato come scrittore, è stato il febbraio del 2006, è uscito quello che molti pensano sia il mio primo libro, in realtà era il secondo, perché il primo per fortuna non l'ha letto quasi nessuno. Il libro si chiamava Pugni, e quel libro ha avuto una parabola molto felice, molto fortunata, che quindi ha dato vita alla mia per ormai l'anno scorso decennale carriera di scrittore in Italia. Questo è vero, è il primo libro in Francia, con Liana Levi che l'ha pubblicato, lei mi ha tenuto d'occhio nel corso degli anni, c'era nei racconti, e ora finalmente ci siamo conosciuti ora da poco e ci siamo subito, credo, piaciuti, sicuramente per me, quindi sono molto contento di essere qui, sono molto contento con questa casa editrice e insomma speriamo bene. Mi sembra commovente che un paese come la Francia, che uno penserebbe appunto che non ha bisogno di altra letteratura, tanto è grande la propria, si occupi di portare qui la nostra letteratura italiana.